40 anni di vittorie, 40 anni di amicizie, ma soprattutto 40 anni di attività sociale e volontariato. Nata nell'ottobre del 1983, la bocciofila di Marotta è ormai diventata un punto di riferimento non solo per la vallata del Cesano, ma per l'intero territorio provinciale. E in occasione del 40° compleanno ha organizzato una giornata Marcord per ricordare le origini e fare il punto sui progetti in essere e su quelli futuri. Tante le autorità che hanno risposto presente all'invito della società e del presidente Giannino Ferri, in primis il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, che ha speso parole d'elogio per il sodalizio marottese. E oggi è una giornata importante per la società sportiva, ma anche per tutta la nostra comunità. E quindi festeggiamo i 40 anni di una società di cui andiamo davvero orgogliosi, una società che si è contraddistinta in questi anni non soltanto per lo sport e quindi per la disciplina delle bocce, ma anche per una grande attività nel campo del sociale, della beneficenza, della solidarietà. E quindi una società e una struttura comunale, quella del Bocciodromo Comunale, che davvero ha rappresentato un punto di riferimento in tutti questi anni per tutta la nostra comunità, e possiamo davvero dire con affetto che questa società, la bocciofila di Marotta, è entrata nel cuore delle famiglie del nostro territorio. Una società che in 40 anni di storia ha vinto tanto e ha organizzato manifestazioni di prestigio, come l'incontro internazionale Italia-Svizzera del 1992 o i campionati italiani del 2001, ma che ha saputo anche donare sorrisi, come quella volta che ha ospitato 20 ragazzi russi provenienti da Chernobyl. Una realtà in cui la mente, il cuore e il braccio hanno un nome e un cognome, Floriano Mariani, per 18 anni presidente e ora segretario della bocciofila, ruolo che svolge con un entusiasmo e una passione davvero invidiabili. Abbiamo aspettato 40 anni per avere una giornata come questa, e questa giornata non ci ha certamente deluso. È stata una grandissima avventura che alla fine si è conclusa nella vittoria. Tanti auguri dunque alla bocciofila Marotta, splendida espressione di genuinità e dimostrazione che quando le cose le fai col cuore, poi i risultati arrivano.